Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Piante contro Zombie Garden Warfare 2. Questo sarà un video breve ragazzi, perché vi mostrerò molto semplicemente le nuove abilità che ha portato Rux oggi al suo bazar. Come potete vedere con me c'è Silvigno. Bella. E lui ci farà vedere una di queste tre abilità, perché io non ho ancora 500.000 monete, ma a breve le farò e prenderò questa abilità che vi consiglio di prendere. Adesso guardiamo assieme il mercato di Rux. Come potete vedere, mo lasciate perdere che qui c'è il pezzo che mi manca della pannocchia leggendaria. Qui possiamo vedere che abbiamo l'Iron Maiden luccicante, che è una semplice abilità che cambia solamente graficamente il come lo possiamo chiamare? Il muro, quello di ferro che mette il cactus. Stessa cosa per il barile esplosivo di Capitan Barbamorta, che cambia solamente graficamente il barile. Mentre per quanto riguarda invece la capra psichedelica, come potete leggere sotto, dice: le capre psichedeliche non durano tanto quanto le capre normali, ma sono molto più difficili da controllare. In che senso? Praticamente dureranno di meno rispetto alle capre normali, quindi voi quando trasformerete lo zombie starà meno tempo trasformato. Invece quello che vede lo zombie quando viene trasformato è questa cosa che vi facciamo vedere noi adesso. Trasformami in capra e vedete un po' cosa succede. Allora, quando io sono trasformato in capra ho i movimenti molto diciamo fuori controllo, e quindi sono molto più vulnerabile rispetto a una capra normale, che comunque può sempre scappare, può dare l'incornata, eccetera eccetera. È più o meno una capra che ha subito il controllo di un ipnofungo, e quindi in quel momento, quando voi provate a camminare in una determinata direzione, in realtà vi sposta da un'altra in un'altra direzione opposta. Quindi ragazzi, tra queste tre abilità io vi consiglio di prendere, se poi avete tanti soldi potete prendere tutte e tre, comunque vi consiglio di partire dalla capra psichedelica, perché è l'unica decente di queste tre abilità. Ecco, come potete vedere io ho difficoltà totalmente proprio a manovrare anche la visuale mentre sono trasformato, però dura di meno sempre rispetto alla capra normale. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è durato poco, e ci rivediamo ad un prossimo video!